Bella a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Airport SEO. Allora amici, proseguiamo un po' la nostra serie, come sempre grazie mille davvero per tutti i consigli e suggerimenti che mi date qua sotto nei commenti, mi raccomando continuate a farlo. Qualcuno mi ha detto giustamente che sì, forse ho messo troppe di queste torri, cioè queste stazioni meteorologiche, ma io mi sono rifatto un po' alla realtà dove hanno delle piccole stazioni meteorologiche a bordo pista per vedere appunto le condizioni della pista, quindi dando per scontato che fosse un po' la stessa cosa, ne ho messe 4 quando molto probabilmente ne bastava tranquillamente una, però vabbè, non è un grandissimo problema. Allora sì, questo qua l'abbiamo sbloccato, perfetto, quindi adesso nel piano di volo dovrei avere, oh benissimo, vedete, abbiamo anche i voli notturni, fantastico ragazzi, mamma mia. Allora qua andrei magari a togliere il muro di qua. Perfetto, di modo qua da fare, volevo praticamente fare alcuni negozi, perché giustamente mi avete detto di inserire anche dei negozi nella zona security, perché sono molto molto apprezzati. Quindi io vado a creare la zona security anche qua, mandiamo avanti un po' veloce il tempo e vediamo di fargli qua la zona per l'appunto security. Ora io come runway, peraltro solo la small runway, non so bene come fare per diciamo sbloccare la pista quella grande, non so se devo prendere una nuova area prima di poterla sbloccare oppure no, questo francamente non lo so. Comunque la soddisfazione è bella alta per tutti, tranne come al solito la General Aviation che rompe un po' le balle, ma sti grandissimi cavoli, chi se ne frega. Allora qua gli lasciamo il muro, ok, iniziamo a fargli magari intanto la pavimentazione sempre qua, che dovrebbe essere, non mi ricordo se avevo fatto questa in marmo, no però non era questa in marmo, qual era? Sì, forse sì, però non lo so, vabbè io provo a farglia, sì no ok era questa qua in marmo, perfetto. Dunque questo qua magari qua lo vado a tirar via perché non mi piace per nulla messo così, e qua praticamente gli vorrei fare magari in questa zona un paio di negozi, quindi mandiamo avanti magari non troppo veloce il tempo e magari qua gli andiamo a fare un po' di negozietti sparsi qua e là. Ah, i negozi ok, però mi devono raggiungere, da quello che ho capito, una determinata quantità di vendita, se non ho capito male. Allora vediamo questi, beh questi ho ok, Paper Plane 2009-2003, Travel Shop lo posso fare. Oh, allora facciamo il negozio per i viaggiatori. Non ho capito cosa vendono, qua ci sono sempre giornali, ma vabbè, in realtà è un negozio diciamo per i viaggiatori. Qua abbiamo il Fly Gold Charner che possiamo mettere. Questo no perché è troppo piccolo e questi neanche, quindi io metterei il Flygo da 714 che ci dà un pochettino più di soldi. Vedete che adesso sono a meno 26.000 perché in realtà i negozi sono tutti decaduti, diciamo così. Dopo un tot scade il contratto e tra l'altro paghiamo una penalità se non riusciamo a far vendere abbastanza ai negozi, da quello che ho potuto capire e ho potuto vedere, quindi bisognerà fare anche un attimino di attenzione a questa cosa. Io magari qua, visto che è una zona bella grossa, farei un ristorante bello grande messo qua, lasciandogli qua un corridoio che poi mi potrà servire eventualmente per andare qua sotto, perché anche qua io costruirei un bel corridoio zona sempre per la zona security che poi mi vada da questa parte, potrebbe non essere male. Ok, comunque abbiamo riattivato i contratti, quindi adesso dovrei riprendere a guadagnare. Sì, vedete, si toglie in 3 giorni e 5 ore, va bene, 3 giorni e 5 ore, questo 2 giorni e 23 ore, ok, quindi speriamo di riuscire a farlo ragazzi. Allora mettiamo per cui delle door larghe, ne metterei sicuramente una qua per il ristorante o ne metto due qua, beh io potrei anche metterne però in realtà due qua,
Ok, così poi in questa zona gli lascio tutta la zona frigo. Perfetto, quindi qua così lo facciamo speculare, diciamo più o meno a quell'altro. Mettiamogli il pavimento del ristorante che è orrendo, è veramente qualcosa di orribile. Però questo ci abbiamo e questo possiamo mettere. Food room, quindi mettiamo la stanza per il food, assolutamente. Iniziamo a mettere ovviamente dei caffè counter che andiamo a mettere. Dunque, messo così, però ci vuole lo spazio dietro, esatto. Quindi potrei metterne magari uno qua. Ottimo. Andiamo a mettere quindi dei frigo display. Messi magari. Dove li posso mettere? Dunque, in realtà potrei metterli anche di qua. Andiamo a mettere magari dei tavoli. Ok, così almeno loro possono mangiare belli tranquilli. Li metto un po' distanziati così li posso fare da 4. Almeno possono, secondo me, venire meglio. Gliene mettiamo un po'. Per adesso gliene mettiamo fino a qua. Poi vediamo se li utilizzano tutti. Gliene aggiungerò ovviamente degli altri. Però per il momento secondo me questi possono bastare e avanzare, anche perché non abbiamo chissà quanta gente per ora, quindi non avrebbe neanche senso metterne un'esagerazione. Per adesso gli metto, vaffanculo, ho sbagliato, per adesso gli metto un paio di sedie e vediamo se queste possono bastare. Faccio tavolini da due e vediamo se eventualmente queste possono bastare. Allora, qua abbiamo fatto la pizza. Vediamo cosa abbiamo. Hilltop Café, no, starei su qualcosa di grosso. Il bistrò potrei fare Petit Bisou. Wow, caffè aristocratico. Me coiones. The Bean, c'è qualcosa di italiano. Zitti Italian Kitchen. E però ci procura poco, solo 2000. No, ragazzi, con quello che mi è costato, stiamo su qualcosa che ci procuri tanto. E al momento mi sa che solo questo da 3000. Petit bisou, vai, facciamo il petit bisou. Ok, e direi che siamo a posto. Lo staff è en route. Qua abbiamo tutta zona dei tavoli laptop. Quindi proviamo a fare table, che così gliene aggiungo magari degli altri. Laptop table, così qua faccio tutta zona per i tavoli per i computer, perfetto. E qua gli mettiamo delle altre sedie. Quindi iniziamo a fare una gran bella zona, ragazzi. Una bella zona fatta bene. Sì, qua in realtà, però, aspettate, potevo. Allora, aspetta. Stacchiamoli di uno, va, perché sennò vengono un po' troppo attaccati. Magari ne metto uno. Ok, questi da 3. E adesso qua li stacchiamo e li facciamo un attimino diversi. Allora, tirami via tutto. Table. Vediamo se ci sono i. Ok, qua li stacchiamo di uno e ne mettiamo 3. Perfetto, così poi qua in mezzo gli metto una pianta. Mettiamogli qualcosa, non so. Boh, mettimi una di queste e va bene. Mettiamogli delle sedie, così iniziamo a farle un po' belline. Perfetto, qua c'è la pianta, quindi le mettiamo così. E mettiamo delle sedie fino a qua. Perfetto, perfetto. Oh, così iniziamo a fare una roba fatta bene. Benissimo, che qua arrivano le persone. Io ho messo la cassa al contrario. Ma porca di quella porca. Io non è possibile che mi sbaglio sempre a mettere le cose. Non è veramente, veramente possibile. Allora, messa così, la devo mettere così. Porcaccia Eva. Ve la rimetto subito. Eccola, pronta. Scusate l'inconveniente, ma l'avevo messa al contrario. Ok, qua mi stanno andando. Ok, nella sala staff va bene. Qua cosa stanno vendendo? 9 di 2100. 0 di 1100. Questo proprio non va un cacchio, sto negozio. Vabbè. Questo cosa ha venduto? 0 di 1100. Anche questo qua, ragazzi, non sta andando una ceppa di nulla, devo dire. Devo dire che anche questo, signori, non sta funzionando manco per il cacchio. Non stanno veramente funzionando questi negozi e francamente non ne so il motivo. Perché qua voli li ho, le compagnie sono tutte quante al 100%. Voli abbiamo tutto quanto strapieno. Guardate qua che roba. Abbiamo tutto quanto praticamente strapieno, a parte la
la domenica, per il resto è veramente tutto, tutto strapieno. Allora io gli metterei, però qua la zona sicurezza in realtà non è che ci sia questo eccessivo casino, sinceramente. Assumerei un altro po' di staff per i check-in. E per queste zone qua, secondo me può avere un senso. Questo non ha venduto un cacchio. È un bel problema. Staff and root. Vabbè, questi due cosa ci fanno dentro? Franchise staff. Ma perché se mi dice che lo staff è en root? Non ne ho la più pallida idea. Questo ha venduto qualcosa? 18. Vabbè, dai, qualcosina questo la sta vendendo, per fortuna. Questo per fortuna, ragazzi, qualcosina la sta vendendo. Vediamo. Perché al controllo di sicurezza aggiungergliene un altro, effettivamente al momento attuale non ha molto senso. Perché non c'è mai coda. Quindi non è che serva. Non mi piace tanto il fatto che lo staff, ad esempio, dei check-in o anche dei boarding desk, mi faccia avanti e indietro con la sala staff, con la staff room. Questa, boh, è una cosa che non capisco. Cioè, dovrebbero stare qua al posto, punto. Non è che arrivi quando ci sono le persone. Sei pagato per star qua, stai qua e non rompi la ciolla. Cioè, non è che puoi continuamente fa avanti e indietro, perché sennò è ovvio che si perde un sacco di tempo. E questa non è una cosa effettivamente molto bella. Però potrebbe essere che mi serva anche più staff che mi sta qua effettivamente. Però vedete, hanno i loro voli, quindi arrivano quando ce n'è bisogno. Non lo so, non so come eventualmente potrei organizzare meglio l'aeroporto. Francamente non lo so. Non ne ho veramente idea. Qua posso fare qualche altro upgrade? No, le papi le ho fatte. Il concrete mi avete detto che non cambia nulla se non il colore rispetto all'asfalto. Quindi, vabbè, non è a questo punto un grande problema. Io direi quasi quasi che vediamo un attimino se possiamo sbloccare qualcosa. Allora, intanto ho un botto di soldi, ho quasi 1 milione, quindi potrei prendere questa zona qua. Però costa 750.000. Io aspetterei un secondo, magari la prendiamo a fine gameplay, giusto per non rischiare praticamente di far disastri, perché sennò poi rimaniamo veramente con pochi soldi. Quindi aspettiamo di avere un po' più di margine, anche perché vorrei andarmi a sbloccare sinceramente qualcos'altro. Ora vediamo cosa potrei sbloccare. Il trail scanner non sarebbe male. Spam filter anche. Allora, potrei fare intanto il baggage handling service. Io questo lo farei. Abbiamo speso un bel botto, ma sinceramente questo lo farei. Anche questo non sarebbe male. Quanto ci costa? 100.000. Anche questa è una gran bella botta. Lo shop l'abbiamo fatto, i voli notturni li abbiamo fatti. Boh, per adesso fuel trail track. Ok, no, per adesso direi che non è che mi serva altro. Per adesso non mi serve altro, ragazzi. Oddio, potrei fare questo mind reader. Effettivamente. Io potrei fare questo. Allora, facciamo anche questo. Che questo lo sblocchiamo in 9 ore, questo invece in 18. Così portiamo avanti un pochettino le ricerche. Non ho tantissimi gate, potrei anche metterne qualcun altro, ma al momento aspetterei ancora un attimo, perché punterei più ad avere una pista grande e vorrei iniziare a mettere i gate quelli grossi, perché sinceramente i voli questi piccoli ci servono, ma fino a un certo punto, perché comunque non è che ci facciano guadagnare chissà che cosa, quindi io aspetterei un attimino. Questo ha venduto 29, questo è ancora a 0. E io questa cosa non capisco come mai, non so se è sbagliato. Ma a parte che questo mi dice sempre staff en route, effettivamente non si accendono le luci, vedete? Secondo me lo staff si è buggato qua. Proviamo un attimo a cancellare il contratto, abbiate pazienza, così facciamo andare via sti rompipalle. Te ne puoi andare? Non capisco perché questo mi sta qua, sto cavolo di rompipalle, non lo capisco io. Allora, proviamo a demolirgli sta cosa che magari si è buggata. Gli demolisco un attimo lo shop counter, perché secondo me si è buggata la tipa qua, perché vedete che mi sta qua in cassa e non se ne va. Vediamo se adesso te ne vai fuori dalle palle. No, questa rimane qua e non se ne va, che è nel franchising. Ma io adesso non so come farla andare via sta tizia. Te ne puoi andare per piacere?
No, lei rimane qua. E vabbè, io provo a mettergli un altro staff. Perché non vorrei che mi bughi le persone dello staff, sta rompipalle che se ne sta qua. Quindi proviamo a tirar via un attimo queste. E gli sposto la cassa, perché se questa è buggata qua, non vorrei che le persone dello staff non riescono ad arrivare praticamente. Non vorrei che quindi questo mi vada a creare un bel po' di problemi. Quindi io sinceramente, ok, allora questo lo metterei magari qua, un po' più all'ingresso, così che almeno non mi rompono le scatole, se no è veramente un casino. Allora, vediamo cosa posso mettere quindi. È sempre la gioielleria, oppure abbiamo qualcos'altro? No, perché qua è piccolo questo, però ci frutta veramente poco. Non lo so, proviamo magari la gioielleria, ragazzi. Proviamo un attimino di nuovo la gioielleria e vediamo se adesso che abbiamo tolto la tizia dalle scatole, abbiamo spostato un po' di cose, magari ce la facciamo. Qua mi continua a dire che il large gate è rotto, ma... Ah no, questo è rotto. Ma non me lo puoi andare a riparare? Alleluia. Alleluia che stai andando a ripararmelo. Tu chi sei? Il tecnico, ok. Ha riparato e ci si siede sopra. E vabbè, mi sembra giusto, no? Dopo che lo ripara, boom, ci si siede sopra e via. Staff en route, vediamo se arriva lo staff cortesemente prima di domani. Perché in questa gioielleria, no, questa non è la gioielleria, è quell'altra. Oh, è arrivato lo staff. Ok, open. Questo c'è, questa qua è buggata qua. Quindi, però, oh, finalmente vedete che sta vendendo. Sì, era buggata praticamente. Ok, stiamo iniziando a vendere. Meno male, meno male. Questo anche speravo andasse decisamente di più. Vedo che non sta lavorando tantissimo. Io poi qua mi sono scordato di mettergli oltretutto pure tutte le sedie. Per cui, vabbè, non è che sia strapieno, effettivamente. Però io gliele metto, dai, perché sennò diventa una schifezza così. Ok, mettiamogli le sedie. E direi che siamo a posto. Va bene, ragazzi. Allora, io direi che posso concludere qua comunque questo nuovo gameplay dedicato a Direport SEO. A livello di guadagni, ragazzi, ci siamo. Stiamo guadagnando veramente tanto. Nel prossimo gameplay andremo sicuramente a sbloccare questa nuova area. Perché praticamente vorrei. Ok, sta già riparando. Vorrei praticamente costruire una nuova pista che da qua, diciamo, mi vada fino a qua, in modo da coprire la lunghezza necessaria a iniziare a costruire nuovi gate, però questa volta larghi, così iniziamo a far arrivare magari 737, a far arrivare insomma dei voli un pochino più consistenti, in modo da dar vita anche un po' di più alle varie attività commerciali all'interno del nostro aeroporto, che adesso comunque si sono moltiplicate. Abbiamo due ristoranti, abbiamo un nuovo negozio, in questo caso è sempre una gioielleria, però comunque vedo che sta vendendo, perché guarda, ha già venduto 32 di 1000, quindi devo dire che sta facendo un po' di soldi, vedete, ha già fatto 16.000 ormai, quindi vendere questo posto adesso sta vendendo, quindi ottimo, siamo arrivati già a 18.000, per cui ragazzi stiamo andando alla stragrande. Questo ha guadagnato il ristorante 107.000 fino ad ora, quindi anche questo devo dire che sta lavorando assolutamente bene, quindi secondo me l'aeroporto è già pronto per ospitare un pochino più di persone, non dico tantissime, ma secondo me un paio di gate un po' più larghi ci stanno assolutamente. Credo di dover assumere anche un altro tecnico, perché qua mi si rompono le cose, questi sono sulla tazza del cesso, il tecnico impiega un po' perché è da solo, quindi io in chiusura, prima di chiudere, dove cavolo è lo staff? Allora dammi un attimo lo staff, io andrei ad assumere un altro tecnico, vediamo se lo troviamo. Eccolo qua. Abbiamo questi qua che possiamo. Beh, io ne prenderei uno buono, ragazzi. Ne prenderei uno buono perché effettivamente abbiamo bisogno di qualcuno che lavori bene, però io prenderei questo perché ci costa un pelo meno, ma è un po' meglio in tutto, quindi assumiamo lui. Così abbiamo due tecnici, perché adesso iniziamo ad avere veramente tante strutture, se no uno solo chiaramente non ce la fa a riparare tutto. Quindi ragazzi, io vi invito come sempre, mi raccomando, a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Se vi va, ragazzi, seguitemi anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, io vi saluto, noi ci rivediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!